riassumere il senso dell'iniziativa di questa mattina. Noi abbiamo deciso di concentrare a Pagani un polo oncologico di livello regionale e nazionale. È una cosa che mi emoziona, perché questo ospedale 10 anni fa, 9 anni fa, era destinato alla chiusura. C'era una volta un piano che si chiamava Piano Morlacco. Morlacco era il suo commissario, che era nominato, ma decideva lui, che prevedeva nella sua ipotesi di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale la eliminazione dell'ospedale di Pagani. Siamo passati da quella previsione ad una ipotesi di valorizzazione straordinaria del polo di Pagani. Concentreremo qui l'oncologia riferita agli interventi al seno, si faranno qui gli interventi di tutta la regione in sostanza. Stiamo arrivando ad un livello di specializzazione che già oggi è un'eccellenza per la nostra sanità. Soe Di Lorenzo ricordava questo passaggio significativo con il San Raffaele di Milano, ma non è l'unico caso. Registriamo casi sempre più numerosi di colleghi che da realtà del nord invitano i pazienti a venirsi a curare o a operare qui in Campania. Chi ovviamente conosce le vicende della sanità, questo lo fa in maniera normale. A me capita di vedere a volte, soprattutto alla vigilia delle campagne elettorali, una valanga di servizi televisivi e giornalistici di totale idiozia, di totale diffamazione del nostro sistema sanitario. È una cosa vergognosa. Io sto ricordando a tutti quanti, lo ricordo ai nostri concittadini, che quando si parla della sanità in Campania bisognerebbe dire, prima di aprire bocca, una cosa. La regione Campania è la regione che riceve ancora oggi meno risorse di tutte le regioni d'Italia nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Noi siamo derubati come regione da 10 anni di 250 milioni di euro l'anno. Abbiamo recuperato una 70 di milioni dopo che abbiamo denunciato al TAR del Lazio il precedente ministro della salute Speranza, a conferma del fatto che io non guardo le bandiere di partito di coalizione che non mi fanno né caldo né freddo, guardo i problemi concreti. Abbiamo recuperato allora, grazie al pronunciamento del TAR del Lazio, una 70 di milioni, ma ancora oggi noi veniamo derubati, questa è la parola giusta, di oltre 200 milioni di euro l'anno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. E siamo la regione d'Italia che ha la dotazione più bassa d'Italia di personale medico e di posti letto, perché dopo 10 anni di commissariamento, mentre altre regioni hanno fatto quello che volevano, noi siamo stati incatenati. Quindi quando si parla della nostra sanità, si parla di una sanità che sta facendo un miracolo, perché abbiamo 15.000 medici in meno rispetto alla media nazionale e abbiamo risorse per 200 milioni di euro l'anno in meno rispetto al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. È chiaro quello che stiamo facendo. E nonostante tutto, quando c'è stato il Covid, siamo stati la regione che ha retto meglio di tutte, perché abbiamo avuto meno morti d'Italia per Covid. Bene. Noi dobbiamo fare sempre un'operazione verità e rinfrescare la memoria. Ripeto, soprattutto poi mi capita di vedere i servizi. Poi c'è pure qualche imbecille locale che magari muore un paziente per strada. E perché non avete fatto il pronto soccorso? È capitata una vicenda del genere. L'ambulanza è arrivata dopo 8 minuti. La paziente è stata curata in maniera eccellente, non c'entra niente il pronto soccorso. Sciacallaggio vergognoso. E perfino una denuncia al direttore generale che non so che diavolo doveva fare.
perché è stato denunciato per omicidio colposo. Vergognoso. Vergognoso. Abbiamo, credo, uno dei 2 o 3 migliori direttori generali della campagna che ho voluto portare a sala, tanto per essere chiaro. Allora, noi stiamo facendo uno sforzo importante. Qui, oggi, parte un reparto di oncologia che già è accreditato come uno dei 2 o 3 migliori che abbiamo nella Regione Campania e nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo pazienti che vengono qui da tutta la regione, perché davvero un reparto di eccellenza, grazie ovviamente al primario, grazie al personale che abbiamo, ma anche agli investimenti tecnologici che abbiamo fatto. Parte a breve anche il lavoro per gli acceleratori lineari di ultimissima generazione. Dobbiamo realizzare questo benedetto bunker, abbiamo gli altri 20 milioni di euro di investimenti, tanto per essere chiari. Realizzeremo una palazzina per avere anche un hospice qui. Completeremo anche l'offerta per quanto riguarda l'oncologia e l'oncochirurgia, perché cercheremo in modo particolare per gli interventi al seno di ampliare, come dire, l'equipe chirurgica anche con la presenza di chirurghi plastici per fare contemporaneamente l'intervento al seno ma anche la ricostruzione del seno per evitare, diciamo, problemi psicologici per le donne. Insomma, cercheremo di fare davvero un lavoro all'avanguardia. Contemporaneamente partono i lavori anche ad Umberto I, parliamo di altri 50 milioni di euro di investimenti e credo alla fine un'altra 15 milioni di investimenti all'ospedale di Scafati. Ricordava il direttore Sosto che noi dobbiamo specializzare i diversi ospedali, non possiamo avere la duplicazione di reparti in tutti gli ospedali, perché questa è un'idiozia. Come concentriamo qui gli interventi al seno, non li faremo in altre parti della provincia, si fanno qui in una parte sola per avere anche un livello di specializzazione ulteriore. Così per gli altri ospedali dovremo cercare di, come dire, evitare duplicazioni di reparti. Queste cose si facevano 20 anni fa, si duplicavano i reparti per creare i primari anche quando non servivano. Il risultato è che quella politica degli anni 90 ha portato la Regione Campania a fare 9 miliardi di euro di debiti, siamo stati commissariati per 10 anni. E attualmente la Regione Campania, cioè chi vi parla, ogni 1° di gennaio, dopo aver approvato il bilancio della Regione, deve staccare un assegno di 250 milioni per pagare gli interessi sul debito di 20 anni fa. È chiaro come stiamo combinando, altro che i servizi televisivi. Quindi noi stiamo pagando e pagheremo fino al 2034 e per alcuni debiti fino al 2046. I 9 miliardi di euro di debiti accumulati quando il ceto politico non aveva l'onestà intellettuale di parlare un linguaggio di verità. Facciamo, moltiplichiamo, repari contro repari, nell'idea che non pagasse più mai nessuno. Stanno pagando i nostri figli, come vedete. Allora, voi fate la riunione con i sindaci, ma alla fine decide il direttore generale. Sottovoce che dopo il dietro c'è poi la mia decina. Avendo fatto il sindaco per qualche anno, diciamo, ma quando i sindaci, ma dovete fare? È il personale. Abbiamo avuto manifestazioni di repa. Noi siamo al punto che non vi sono i medici dell'emergenza neanche per fare i turni ordinari. Se stiamo così, fra poco dovremo chiudere il pronto soccorso a Nocera e a Salerno. Allora, apriamo il pronto soccorso. Con quale personale? Abbiamo dovuto fare un estremo tentativo con un concorso regionale unico, affidato fra l'altro a Sosto e all'ASL di Salerno, per cercare come ultimo tentativo di trovare personale per i reparti di emergenza e per i pronto soccorsi. Si conclude entro questo mese il concorso, speriamo di recuperare almeno 40-50 medici, ma è chiaro che se non abbiamo queste risorse diventa davvero un problema tenere aperti i pronto soccorsi. E questo è responsabilità ormai del governo nazionale, perché le regioni, più che fare i concorsi, non possono fare. Abbiamo detto da tempo
che se vogliamo tenere aperti i pronto soccorsi dobbiamo modificare le condizioni retributive di tutto il personale sanitario, ma in modo particolare dei medici che lavorano nei pronto soccorsi. Dobbiamo ridurre l'età pensionabile perché è un lavoro usurante, perché subiscono aggressioni soprattutto nell'area metropolitana di Napoli. Dobbiamo fare i contratti a tempo indeterminato per i giovani specializzanti, perché dobbiamo cominciare a portarli agli ospedali. Ovviamente non è che vengono a fare i primari, ma vengono a supportare i primari. Non possiamo più consentirci di tenere giovani laureati in medicina che stanno 5 anni, 6 anni, contratti a tempo indeterminato e vengono a lavorare negli ospedali. E poi dobbiamo eliminare questa vergogna del numero chiuso alla facoltà di medicina, che è un marchettificio di medicina. È una vergogna. È una vergogna. In Francia l'accesso è libero. Dopo il primo anno già la selezione diventa naturale, come capitava negli anni miei. Alla fine si iscrivono in massa, dopo un anno già comprendono. Alcuni che non è la loro strada, altri che non si appassionano, altri che non hanno voglia, già si svuota dopo il primo anno. Ma se vuoi fare una selezione, la fai dopo un anno, due anni, ma sulla materia sanitaria, non sulla grattachecca, la transiberiana, gli assenti, la mamma, miserabili. È un paese di miserabili, perché intorno a questi quiz girano centinaia di milioni di euro. Famiglie che si devono indebitare per pagare già dal quinto anno, dal quarto anno delle secondarie superiori. Le scuole, i quiz per i ragazzi, ragazzi reclusi in casa per un anno per fare questi maledetti quiz. Una vergogna. Stiamo facendo una battaglia da soli con Regione Campania. È un altro degli elementi che servono nel medio periodo, ovviamente. Se apriamo le facoltà avremo i medici fra qualche anno, ma intanto partiamo, altrimenti fra 3-4 anni saremo veramente in condizioni di gravissime difficoltà. Allora, noi stiamo facendo il massimo che ci è consentito, con le risorse che abbiamo, con il personale che abbiamo, faremo di tutto, ma già oggi abbiamo una sanità di eccellenza. Se voi vedeste le rassegne stampa di città importanti del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, del Veneto, della Toscana, vi rendereste conto che nonostante i problemi che possiamo avere, siamo fra le prime due o tre regioni d'Italia, nonostante i 15.000 medici in meno che abbiamo. Ed è veramente qualcosa di cui essere orgogliosi. Allora, noi proseguiremo a realizzare una rete ospedaliera di grande qualità. In questo momento attendiamo, pronunciamo proprio oggi, è 11 oggi, c'è la riunione del Consiglio di Stato per l'ospedale, il ricorso che c'è stato per l'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno. Speriamo che decidano in tempi rapidi, poi realizzeremo altri investimenti, ripeto, sia a Nocera, 50 milioni, scafati, battipaglie. È uno sforzo, ma davvero gigantesco che stiamo facendo. Dobbiamo realizzare 550 case di comunità. Stiamo lavorando, facendo la corsa, ovviamente, quando da due anni domando al Ministero, noi realizziamo le case di comunità, il personale, e poi si vede, come poi si vede. Noi rischiamo di realizzare le case di comunità e di non avere il personale a metterci dentro. Veramente siamo un paese di squinternati. No? Parlare con un tedesco, un inglese, un francese di queste cose diventa davvero imbarazzante. Il governo sta dicendo che abbiamo avuto tanti soldi nuovi. Questa è un'altra grande idiozia. I soldi sono diminuiti perché siamo passati dal 6,7% rispetto al prodotto interno lordo al 6,2%. Non è che aumentano le risorse se tu passi da 134 miliardi a 136, perché se il costo dell'energia è aumentato del triplo, quell'aumento non serve a niente. Se l'inflazione è stata tripla rispetto all'incremento monetario, le risorse in realtà sono diminuite. Questa è la verità, che siamo passati dal 6,7% del PIL al 6,2%. La Francia è l'8% di PIL, la Germania il 9% di PIL. Per arrivare al livello della Francia ci vorrebbero altri 20 miliardi, 30 miliardi.
nessuno immagina di arrivare a quei livelli, però perlomeno 4-5 miliardi in più reali per il personale sanitario in primo luogo sono indispensabili, altrimenti 4 miliardi in più se ne andranno 3 miliardi per il rinnovo dei contratti, perché abbiamo quest'altra singolarità tutta italiana. I contratti di lavoro si rinnovano con i soldi del fondo sanitario, cioè come se i contratti per il pubblico impiego o per le forze dell'ordine si caricassero, diciamo, sugli investimenti di settore. Non è possibile. Allora, vabbè, la situazione è quella che dovremo combattere e andare avanti. Ne approfitto per fare solo un'osservazione, vero colleghi sindaci, ho visto scendendo che siete impegnati pienamente con la rotatoria finanziata dalla Regione, abbiamo tutti i comuni che hanno strade finanziate, credo pure Pagani, via De Gasperi, avete fatto, bravo, non ti confondere sindaco, non sapevo che era venuto tu di gonna, festa e la prossima volta informami prima, anche perché con tutti i giorni ci eravamo sentiti 5 mesi fa a Napoli a un evento da Coldiretti e gli avevo detto: caro Durigon, se tu ti impegni a sbloccare i fondi di sviluppo e coesione, io mi impegno a farti una statua a Piazza del Plebiscito. Fagli guardare fuori, ci ha detto De Luca, sta ancora aspettando 5 mesi. Perché fondo sviluppo e coesione? Voi sapete che ci sono 20 miliardi di euro di risorse destinate al sud. Noi abbiamo presentato il piano della Regione Campania l'11 ottobre. Sono già 7 mesi. I peli, i contropeli, i controlli, i controcontrolli. 7 mesi. Parliamo di 6 miliardi di euro destinati alla Regione Campania. E quei 6 miliardi di euro comprendono anche i finanziamenti che noi abbiamo proposto per eliminare i passaggi a livello nell'agro sarnese e nocerino. È chiaro, perché ci interessa sbloccare quel fondo. Ma ad oggi siamo dovuti andare a Roma, abbiamo fatto una manifestazione, 550 sindaci, 3.000 persone hanno chiuso le porte dei ministeri. Una vergogna in un paese democratico, se sono scappati, tutti quanti. Mi sono permesso di sfottermi un po', eccellenza, il governo Badoglio, se ne sono scappati, a Brindisi, tutti quanti. Allora, noi stiamo combattendo per il Fondo Sanitario Nazionale per recuperare perlomeno un centinaio di milioni l'anno, non tutto, e sul Fondo Sviluppo e Coesione perché ci serve per gli interventi nel territorio. Siamo impegnati in lavori di bonifica ambientale e non c'era, sta andando bene questo periodo. Abbiamo finanziato Monte Albino, Rete Fognaria e così via. Credo che dovremo trovare altri 600 milioni di euro per completare il progetto Sarno, per cui c'era solo il titolo quando ci siamo insediati. Grande progetto Sarno, e dietro il titolo, più niente. Non c'era neanche un progetto preliminare. Quindi abbiamo fatto i lavori per intercettare gli sversamenti nelle acque dei fiumi, ma dobbiamo fare interventi per le vasche di laminazione a livello collinare, che sono un intervento forse più delicato. Solo per questo ci vogliono altri 600 milioni di euro, sempre con il Fondo Sviluppo e Coesione e così via. Insomma, stiamo lavorando al limite delle nostre possibilità. E al limite anche delle mie forze fisiche e psichiche, più di questo facciamo fatica a fare. Poi abbiamo bisogno di avere gli strumenti finanziari e il personale necessario per vincere queste battaglie, altrimenti diventeremo solo vostri pazienti, ci prendiamo l'infarto, ma più di questo non potremo fare, toccando ferro ovviamente. Allora, questa è una bella giornata in questo bellissimo ospedale. Questo è uno degli ospedali di qualche decennio fa che ha una tipologia, cioè sono due o tre in tutta la Regione Campania. Uno simile lo abbiamo al Moscati, ad Avellino, spazi enormi,
Abbiamo altri ospedali che sono affossati in personale qui. Abbiamo locali straordinari, spazi veramente a disposizione per un servizio di eccellenza per i nostri pazienti. Bene, sarebbe stato davvero un delitto chiudere un ospedale come il Tortola di Pagano. Noi siamo orgogliosi di averlo salvato e di avere destinato a questo ospedale funzioni di eccellenza che faranno dell'ospedale Tortola di Pagani una delle eccellenze della sanità regionale e meridionale nel nostro paese. Grazie a tutti. Buongiorno.